Salve a tutti e bentornati nel canale, io sono Frank Horseman e come al solito vi do il benvenuto nella community metal più controversa del web. Oggi vorrei proporvi un tipo di video che in realtà è da un po' che non faccio, veramente l'ho fatto solo una volta in questo canale e sto parlando di tre uscite black metal che vi consiglio. Se andate a scavare nel canale potete trovare praticamente come primo video proprio tre uscite black metal che vi consigliate. Ecco, oggi vorrei riproporvi questo format generalmente per due motivi, però in realtà sono anche di più. Il primo è perché sono usciti questi tre album che mi sento di consigliarvi, che potreste tra l'altro esservi persi. Se ve li sto portando c'è un motivo, se ve li sto consigliando. Il secondo è per vedere se questo format vi piace, insomma. Vorrei avere una sorta di feedback, vorrei vedere come reagite a questo tipo di video. Poi se vi piace ovviamente ve ne porto altri in futuro. Insomma, a fine video fatemi sapere se questo tipo di contenuto vi può piacere e se volete altri video così. Bando alle ciance, io direi di partire subito con il primo dei tre gruppi. Ovviamente la cosa sarà molto a scalare, parto un po' più tranquillo, piano piano salirò, tanto ve ne renderete conto poi. Allora, il primo gruppo che voglio consigliarvi oggi è Darkbard con And Then There Is Silence. Allora, già solamente nominando il titolo di questo album e il nome del gruppo noto una certa somiglianza, un certo riferimento a una nota band power metal che ha scritto la storia, una band power metal tedesca, vero Blind Guardian? Vabbè, a parte che il genere è tutt'altro, sicuramente non c'entra niente con i Blind Guardian, però volevo solamente condividere con voi questa piccola cosa che avevo notato. Darkbard è un progetto one man band, strano, atmospheric black metal dalla Grecia, precisamente da Salonicco. Qui stiamo parlando di un atmospheric black metal, ma questa volta sembrerebbe, a primo ascolto, non essere un atmospheric black solito sentire con le tastiere e quant'altro, almeno a primo ascolto, dico. È più quel tipo di atmospheric black duro, più crudo, che punta molto di più sulle chitarre, ma riesce comunque a creare quel sound quasi melodico. Questa in realtà è una mezza verità, perché i primi segni di tastiera ci sono, c'è la tastiera. Li troviamo però nella terza canzone, che si chiama appunto Thanatos en Agnoia. Io veramente cosa darei per leggere quei testi, perché tradotto in italiano il titolo è Morte nell'ignoranza. Lascio a voi i pareri. Quando arriviamo comunque a Tristessa, abbiamo un sound prettamente atmospheric, malinconico, lento, con le tastiere che la fanno da protagonista. Una chitarra molto più raffinata, a mio parere, che comunque fa da contorno per creare il sound giusto. Nonostante, ecco, le chitarre siano dure e graffianti, è un album che reputo quasi melodico. La voce è molto forte e prorompente e devo dire che mi piace veramente tanto, mi piace moltissimo. Conclusione, troviamo poi And Then There Is Silence, che è una traccia puramente dungeon synth. A me veramente ha fatto impazzire, spero che in futuro Darkbard osi di più, nel senso, sotto questo aspetto, cioè spero che metta molto più dungeon synth, spero che implementi più tastiere nel suo sound, nei suoi lavori in futuro. La media della durata delle canzoni è abbastanza lunga, possiamo trovare, abbiamo tutte le canzoni che non vanno sotto i 5 minuti e la più lunga è proprio l'ultima, giustamente essendo Dungeon Synth arriva sui 12 minuti se non sbaglio. È un album che a parere mio può accontentare tutti, dai fan del black metal classico ai fan dell'atmospheric più ricco di tastiere. Devo dire che è un ottimo compromesso. Nonostante io comunque sia un fan dell'atmospheric, ascolto tranquillamente anche i pezzi molto più ruvidi se mi attirano, diciamo. Essendo il suo primo full length, devo dire che è promosso. È un album che, a parere mio,
potrebbe rientrare nella classifica di fine anno, ma non sono certo. Al limite potrebbe entrare sicuramente tra i grandi esclusi. Come secondo album oggi voglio proporvi, ovviamente non poteva mancare, Frostbitten di Grima. È arrivato praticamente questo album così sotto banco, senza annunciare nulla, senza far sapere nulla, arriva di botto così il giorno dell'uscita il nuovo album dei Grima. Io, potrei essermi tranquillamente perso, io l'annuncio, perché praticamente, come avete visto su Instagram, se mi seguite, il giorno dell'uscita io avevo condiviso l'album nelle storie, ma pensavo fosse l'annuncio, non avevo letto la data precisa. Poi, il giorno dopo, in poche parole, per caso mi sono ritrovato su Spotify e ho visto l'album, l'ho trovato e io ho fatto, ci sono rimasto un po' così. Tra l'altro vorrei spendere due parole sul concerto e purtroppo non sono riuscito a partecipare. Hanno suonato qualche giorno fa a Bergamo al Lufo con i Duir, i Bloody Tyrant e gli Ultar. Tra l'altro i fratelli Grima, così li chiamo, i fratelli Sisoev, li chiamo così per comodità, suonano anche negli Ultar. Niente, quindi mi sto chiedendo un po' come abbiano fatto. Oh regà, se ci siete andati lasciatemi un commento qui sotto perché voglio sapere com'è andata. Soprattutto ne valeva la pena perché c'erano pure i Duir, gruppo italiano che veramente fa un atmospheric della Madonna. Volevo parlarvi anche dell'ultimo album dei Duir, però ne parlerò sicuramente più avanti. Ed è probabile che anche l'ultimo album dei Duir entrerà nella classifica di quest'anno. Vabbè, comunque parliamo di Frostbitten di Grima. Oggi parliamo di questo. L'anno scorso è uscito Rotten Garden, vi ricordate dove l'avevo messo in classifica? Ve lo faccio vedere. Numero 8 troviamo Rotten Garden di Grima. Quest'album è praticamente la base dell'Atmospheric Black. Bisognerebbe quasi studiarlo per fare Atmospheric Black, da parte scherzi, che comunque è vero, eh. È un ottimo album dove traspare tutto l'amore per la natura. E una cosa che veramente a me fa impazzire sono i versi del gufo che sono sulla prima canzone. È un album un po' più aggressivo forse nella media, nell'atmospheric black, ma di base c'è sempre una tastiera dominante e una voce pazzesca. È un album che scorre liscio come l'olio, con cui ci si va in fissa praticamente dopo due ascolti, il primo diciamo che è di rodaggio, se così vogliamo dire. E se vi piace l'atmospheric black, mi sento in vena di consigliarvelo. Quindi, ricapitolando, veniamo da uno dei migliori album dell'anno scorso. Quanto sono alte le aspettative per questo album? Tanto. Soddisfano? A parere mio, in parte. Non vi aspettate la copia spiccicata di Rotten Garden, purtroppo. E qui casca l'asino. Cambia il concept, quindi cambia praticamente tutto. Cambiando il concept cambiano anche le sonorità. Ed è proprio per questo motivo che io vi invito a non fare il paragone con il suo fratello maggiore. Questo album, a parere mio, vuole rievocare la malinconia di una terra fredda e desolata. Sto parlando proprio della fredda Russia. Loro sono di Krasnoyarsk, una regione appunto della Russia situata nella Siberia centrale. Noi abbiamo conosciuto i Grima appunto proprio per questo. Diciamo che l'aggressività di questo album è nei loro standard. C'è una cosa che manca, probabilmente lo sto dicendo per i pochi ascolti che ho dato fino ad ora. Spero che vogliate perdonarmi però, ovviamente lo riascolterò e vi farò sapere bene. Se mi seguite su Instagram, anche lì faccio recensioni più mirate. Questa non era una recensione ufficiale di questo album, ci tengo a specificarlo. Insomma, quello che manca è quelle tastiere che praticamente hanno contraddistinto il sound dei Grima fino ad ora. Non sono così predominanti e di spessore come le erano su Will of the Primordial e Rotten Garden. Ci sono, per carità, ma in questo album viene data molto più la priorità alle chitarre, mentre le tastiere sono quasi assenti, a parte in qualche apparizione che arriva sull'ultima canzone, Winter Morning Tower. In poche parole, dobbiamo ascoltare tutto l'album per arrivare a trovare il sound che ci ha catturato in passato. Giustificabile? In parte, scelta loro comunque,
Come sapete, io mi fido delle decisioni dell'artista e se ha scelto così ci sarà un motivo. Cosa troviamo però del sound di Grima? Sicuramente la voce e la batteria sono una costante negli anni. La voce che ha sempre contraddistinto questo straordinario gruppo, uno scream ai limiti dell'umano, uno scream molto scheletrico, diciamo. Io non so come Wilhelm riesca a fare uno scream del genere, a dir poco pazzesco. La batteria, come dicevo, è una costante e su Gloomy Heart of the Coldest Land, per esempio, possiamo riconoscere i ritmi che contraddistinguono il gruppo fin da subito. Lo troveremo in classifica quest'anno? Sinceramente non ne ho idea. Probabilmente lo troveremo almeno tra i grandi esclusi. Il suo posto in classifica a fine anno attualmente può solo che salire. Arriviamo quindi all'ultimo album e qui, signori, arriviamo, questa è una mina incredibile. Allora, ho conosciuto Daidalos, questo album, The Expedition di Daidalos, grazie alle colleghe Belzebubs, che saluto, ci tengo a salutare, vi esorto ad andare a seguire. Fanno dei contenuti molto belli, consigliano un sacco di gruppi belli, fanno reaction su Twitch. Spero prima o poi di fare una collaborazione con loro. Praticamente vi spiego un po' quello che è successo. Ho visto il loro post su Instagram dove consigliavano appunto le uscite della settimana e in mezzo c'era questo album. Calcolate che questa è una one man band. Questo progetto è partito nel 2020. Solamente in questi giorni ha visto la luce il suo primo album. Stiamo parlando praticamente di un album symphonic black metal, a parere mio, con influenze atmospheric. Ha delle orchestrazioni a dir poco pazzesche che dominano tutto quanto l'album. Devo dire che lui è un pianista veramente, veramente pazzesco. Per dirvene una, lo reputo praticamente quasi a livello di Aquilus come pianista. Per cui vi lascio immaginare che livello tocchiamo. Stiamo veramente, raga, a un livello enorme. Alcune volte sembra anche che le orchestrazioni escano dallo schema delle orchestrazioni black metal. Di certo sono delle orchestrazioni molto cupe, molto dark. Diciamo che sono molto simili a quelle dei Flash God Apocalypse. E alcune volte anche i ritmi arrivano a quel livello. Se ascoltate i Flash God e vi piace quel genere, dovete ascoltare questo album. Sail into the Star addirittura nel finale, negli ultimi proprio 10 secondi, ha un genere di orchestrazioni che non reputo power metal, ma secondo me ci si avvicina per quanto riguarda l'epicità. La cosa che comunque mi ha impressionato più di tutte è forse la voce da paura. Tobias mi ha catturato istantaneamente con la sua voce, ma proprio istantaneamente. Ha uno scream molto pulito, mixato benissimo nelle tracce, insomma. Vorrei aggiungere, come dicevo, che è un pianista e compositore incredibile. E già dal primo ascolto si sente praticamente quanto abbia studiato, insomma, nella sua vita. Per la registrazione poi di The Expedition pare abbia reclutato un sacco di altre persone, che sono Martin Simon dei Cambrium, che fa basso e cori, Fabio Rossi dei Triglav, chitarra solista, Francesco Petrelli alla chitarra e Noga Rotem, che fa parte del coro, che supporteranno anche nei spettacoli dal vivo. Adesso ci divertiamo e parliamo un pochino del concept. Queste vi vado a leggere, sono le parole di Tobias. The Expedition è un viaggio musicale attraverso il ghiaccio artico a bordo dell'equipaggio di Sir John Franklin. I diversi stati d'animo che i marinai dovettero provare in quel momento andarono probabilmente dall'eroico ed entusiasta all'assoluta disperazione e dalla quotidiana paura mortale. Ho composto queste atmosfere musicalmente e le ho raccontate come concept album storia musicale. Insomma, il concept a me ricorda tanto un certo album di Frozen Dreams chiamato appunto Voices of the Arctic Winter. Se avete ascoltato questo album sicuramente vi piacerà anche questo. Piccolo disclaimer, non vi aspettate lo stesso genere ovviamente. Voices of the Arctic Winter è un capolavoro atmospheric black, questo è un capolavoro symphonic black. Sono due generi diversi ma allo stesso tempo compatibili,
come se ci fosse un ponte, diciamo. Prima di concludere, volevo, insomma, leggervi un'altra dichiarazione di Tobias che ci fa capire ancora di più il concept, quanto possa essere, diciamo, immersivo. In passato si diceva, per superstizione nautica, che una donna a bordo porta sfortuna. Il gran finale della canzone, quindi, è cantato da una donna. Ho chiesto a Noga Rotem di farlo, perché anche lei dirige e compone orchestre ed ha una voce meravigliosa, potente ma anche vulnerabile. Ha realizzato perfettamente il tema e il suo testo. Signori, poi se volete che vi approfondisca questo concept di questo album, ecco, fantastico, fatemelo sapere qui nei commenti. Io sarei veramente felicissimo di esporvi questo racconto e di leggere il libro per poi poter fare un confronto con l'album. Fatto sta che questo è sicuramente una cosa che farò anche di mio prima o poi. Molto probabilmente questo sarà un album che a fine anno, azzardo, troveremo almeno nella top 3. Ricordatevi di queste parole. Signori, io veramente vi ringrazio per essere arrivati fin qui, io vi mando un calorosissimo abbraccio. Fatemi sapere, insomma, se avete intenzione di ascoltare uno di questi album, fatemelo sapere, insomma, nei commenti e se li conoscevate o comunque se ve li siete persi. Insomma, lasciate un commento che possa aiutare anche la community, che possa portare valore a questo canale e comunque sia ad altre persone. Se il contenuto ti è piaciuto e pensi che comunque me lo meriti, lascia un bel like e aiuta il piazzamento del video. Soprattutto aiutami a far conoscere questi gruppi di cui ho parlato nel video, se pensi comunque che se lo meritino. Se ancora non sei iscritto e guardi regolarmente i miei video, ti consiglio di farlo se sei interessato alle tematiche, perché almeno ti arrivano comunque sia le notifiche e sai quando pubblicherò i prossimi lavori. Signori, grazie di nuovo per aver seguito questo ragazzo che parla delle proprie passioni. Io vi rimando alla settimana prossima, sperando che sia la settimana prossima, e vi rimando a un prossimo video. Ciao a tutti.